Allora, intanto do subito la parola a Raffaele De Leo. Vi chiedo un'accortezza, vedo che ci sono, cominciano almeno non so se è colpa mia, colpa della mia rete, io ho qualche ombra, diciamo, nel video, spero che voi non ne abbiate, quindi chiedo semplicemente di fare attenzione che nel caso ci sia problemi di collegamento, che questo cioè, non dipende da noi, avverto tutti quanti, che purtroppo i collegamenti di rete, insomma, dipendono dai provider e non solo da noi, perché tutti quanti stiamo lavorando da remoto. Allora, passo subito la parola a Raffaele, anche tu hai 40-45 minuti a disposizione. Grazie Carlo, buonasera a tutti, vi ringrazio per l'attenzione rivolta verso questi temi. L'obiettivo della presentazione che io farò a breve avviando una PowerPoint è quello di presentare alcuni aspetti della politica agricola comunitaria che ci mostrano in che modo l'Unione Europea ha funzionato proprio storicamente, quindi adotterò una prospettiva più spiccatamente storica, e quali tipi di problemi e di caratteristiche ci presentano nel concreto svilupparsi di questa politica. Quindi potremo confrontare questi temi con alcune tendenze della discussione a livello anche di politica internazionale e di politica interna. Io adesso faccio partire un attimo la presentazione, naturalmente chiedo a Carlo un feedback nel momento in cui dovesse essere visibile a tutti. Ok, allora, questo vabbè, il titolo generale vi spiego un po' come intendo articolare la discussione. Nella prima parte, considerando la eterogeneità della platea delle persone che ci seguono, intendo presentare alcune informazioni generali che riguardano la politica agricola comunitaria, che poi voi potete anche approfondire con una consultazione dei nostri materiali o di quanto anche disponibile nei siti ufficiali o di approfondimento. Però, ai fini del nostro discorso, qualche nozione generale è necessario fornirla in sede di apertura. Come secondo punto, voglio sottolineare la rilevanza che la politica agricola comunitaria ha avuto all'interno del processo di integrazione europea. Oggi se ne parla meno, ma c'è stata una fase in cui aveva un ruolo assolutamente centrale, anche e soprattutto in fase iniziale, e diremo due cose su questo aspetto. Come terzo punto, intendo sottolineare anche quali sono gli approcci con cui si può studiare questa materia, al di fuori di una prospettiva settoriale, quindi magari limitata agli economisti agrari o addirittura alle scienze agronomiche, e invece quali sono i terreni significativi per uno studio anche dal punto di vista storiografico, dal punto di vista delle scienze politiche e anche dal punto di vista della cittadinanza, quindi con delle ricadute che poi possono essere anche sul piano didattico. Come quarto punto, invece, farò alcune osservazioni sul tema che è stato assegnato alla mia relazione, cioè il rapporto tra le politiche agricole italiane e la PAC tra Stato e Regioni. Cercherò soprattutto di evidenziare una trasformazione importante che c'è stata in tutto il percorso storico, dal principio fino ai primi anni 2000, con qualche appendice riferita all'oggi. In conclusione, quasi in appendice, io presenterò alcuni spunti per un percorso didattico tra storia ed educazione civica, alla luce anche ovviamente degli ultimi orientamenti che riguardano il recupero di importanza e dignità per l'insegnamento di educazione civica e l'impostazione interdisciplinare che lo fa riallacciare alle altre materie e quindi anche alla storia. Per quanto riguarda le nozioni informative generali, su queste vado abbastanza veloce. Ho visto che le slide comunque saranno messe a vostra disposizione. Chiaramente faccio un riferimento alla presenza della politica agricola comunitaria già nel trattato istitutivo della CE. Questo è molto importante e vedremo dopo perché. E poi faccio riferimento alla regolazione dei principi generali compresa tra gli articoli 38 e 44 del Trattato di funzionamento. Sugli obiettivi.
funzionamento. Sugli obiettivi, sottolineo gli obiettivi attuali, sottolineo alcuni aspetti. Ci sono alcuni obiettivi che sono un portato tipico della situazione immediatamente successiva alla Seconda Guerra Mondiale, per esempio il miglioramento della produttività, il fatto di garantire un approvvigionamento stabile di alimenti a prezzi accessibili, il fatto di tutelare gli agricoltori affinché possano avere un tenore di vita ragionevole, anche se poi questo secondo punto ovviamente verrà portato anche all'allargamento a est, come abbiamo potuto intuire anche dalla relazione, dalla relazione precedente, e anche all'agricoltura dell'area mediterranea. Invece ci sono altri obiettivi che sono più strettamente connessi ad una sensibilità degli ultimi decenni, e cioè affrontare i cambiamenti climatici, la gestione sostenibile delle risorse naturali, preservare le zone rurali, i paesaggi e in generale mantenere in vita l'economia rurale, agganciando l'occupazione del settore agricolo ad uno sviluppo complessivo della filiera agroalimentare. Quindi il passato e il presente della PAC si armonizzano in questa sfera di obiettivi. Sottolineo anche, ai fini poi dei problemi istituzionali che sono connessi a questa area molto delicata, che l'agricoltura rientra tra le materie di competenza concorrente tra Stati membri e Unione Europea. Quindi qui siamo nel pieno dei problemi collegati alla multilevel governance e al principio di sussidiarietà, che io qui ovviamente ho specificato per coloro i quali non si confrontano tutti i giorni con questo tipo di tematiche, e tornerò dopo a spiegarvi perché questo aspetto è centrale nel processo di trasformazione di cui vi parlavo prima. Ricordo anche le modalità principali con cui la PAC interviene nelle realtà: uno, attraverso il sostegno al reddito attraverso pagamenti diretti; il secondo, attraverso interventi sul mercato, per esempio interventi di regolazione dei prezzi, e vado molto sintetico su questo per arrivare a diffondermi di più nelle parti che sono più rilevanti; e l'altro è quello dell'attuazione di misure di sviluppo rurale con programmi nazionali e regionali, appunto, che rispondono alle esigenze di sviluppo dei territori. I due strumenti principali sono i due famosi pilastri. Uno è il Fondo Europeo Agricolo di Garanzia, sigla FEAGA, un tempo FEOGA, che è il fondo attraverso cui si realizza il sostegno diretto al reddito agli agricoltori e si realizzano gli interventi di regolazione del mercato, quindi anche sui prezzi. Il secondo invece, il FEASR, il Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale, invece finanzia, ecco, i progetti di sviluppo rurale. Per il momento troviamo spesso anche dalle nostre parti la sigla di PSR per indicare questi progetti, che poi sono raccolti in una banca dati, la rete europea dello sviluppo rurale. Chi è interessato, appunto, la può consultare, è molto ricca e articolata. Andiamo un po' più al cuore di quello che ci interessa, perché la PAC ha una rilevanza che va ben oltre lo stretto perimetro della specificità del settore agricolo e anche quindi dell'interesse tecnico. Uno, perché ha avuto una centralità proprio politica nella fase di avvio del processo di integrazione. Due, perché ha avuto e ha, anche se meno, però ha sempre avuto un peso significativo nel bilancio comunitario, e l'abbiamo anche visto prima con il diagramma mostrato dal professor Prota, su questo tornerò. Poi per la rilevanza che in ogni caso il settore agricolo e adesso la filiera agroalimentare ha nel cosiddetto mercato politico che si sviluppa a ridosso della discussione dentro i vari interessi, dei cosiddetti stakeholders nella definizione degli indirizzi di policy della Unione Europea. E poi perché per tanto tempo e in una certa misura anche oggi ha funzionato come una politica di welfare indiretto. Entriamo un po' più nel dettaglio di questi quattro punti. La realizzazione di un mercato comune agricolo e in generale il tentativo di avere una unica politica agricola addirittura precede la partenza della CE. Infatti gli stessi stati che
diedero luogo all'Europa dei Sei, col Trattato di Roma, già tentavano di mettersi d'accordo su una politica europea comune tra il 53 e il 54, una storia che pochi conoscono e che la professoressa Giuliana Laschi, con il suo studio sul quale tornerò, ha lumeggiato molto bene. Il cosiddetto Pool Verde, una storia di un fallimento, nel senso che negli stessi anni, a ridosso del fallimento della Comunità Europea di Difesa, la costruzione comunitaria ebbe un altro brusco stop. Non si riuscì ad addivenire alla creazione di questo Pool Verde, soprattutto per gli interessi divergenti collegati alle diverse strutture agricole dei paesi partecipanti. L'Italia anche era in questa situazione, aveva una struttura agricola fortemente divergente da quella degli altri cinque partner e diciamo che si fu direttamente coinvolta dentro questo percorso, poi vedremo cosa succederà nella fase successiva. Ma l'agricoltura è ancora talmente importante, e ricordo sempre l'importanza del mercato agricolo per quanto riguarda la fase degli anni 50, per via della importanza degli approvvigionamenti alimentari e della regolazione dei prezzi, oltre che appunto dell'importanza dei prodotti agricoli all'interno del complessivo disegno del mercato unico. Bene, l'agricoltura è talmente importante che torna ancora a farla da padrone nella conferenza di Messina nel 1955, che contiene i lavori preparatori importanti per il Trattato di Roma, e infatti poi, come abbiamo visto, la ritroviamo già con una previsione della politica comune nel Trattato di Roma, e subito dopo si realizza questa conferenza di Stresa del 1958, in cui si pongono già le basi per la politica agricola comunitaria. In sostanza, solo un anno dopo, sempre in Italia tra l'altro, la firma del Trattato di Roma, già si parte con una conferenza importante per mettere le basi per la politica agricola comunitaria, tant'è che i primi regolamenti vengono approvati già nel 1960 ed entrano in vigore nel 1962 e riguardavano soprattutto il settore cerealicolo, ossia proprio quei regolamenti che in sostanza erano centrali nella alimentazione delle popolazioni. Le vicende successive della politica agricola comunitaria non le sto ovviamente a riepilogare, però ovviamente hanno avuto un sviluppo e un'espansione in seguito anche a un'importante spesa, e vedremo poi meglio questo aspetto, ma anche una fitta discussione rispetto a una serie di squilibri, di malfunzionamenti, anche di contraddizioni che hanno portato a necessari interventi di riforma. Già negli anni 80 ne sono stati apportati qualcuno, poi riforme più organiche ai primi anni 90 con la riforma McSherry, un'altra importante riforma Fischler nel 2003 e ancora poi la PAC 2013, che è quella che sta concludendo il suo percorso, il suo settennato. Ancora oggi si stanno definendo le basi per la futura PAC, che dovrebbe poi partire nel regime di proroga della PAC attuale a partire dal 2022, quindi si parla di PAC post 2022, e anche lì si parla di elementi di riforma. Il peso nel bilancio UE, come già mostrato in precedenza, ma ci torno, è stato molto significativo nella fase iniziale. Se voi vedete appunto da questo diagramma, alla metà degli anni 60 si toccava quasi il 75%, con un trend al ribasso per via appunto del ridimensionamento sicuramente del settore, ma anche dell'ingresso nell'ambito comunitario di altre politiche, come abbiamo visto, di altre politiche di settore, e anche considerando anche il fatto che le politiche di coesione in una certa misura intervenivano proprio ad aiutare le aree rurali, e quindi ovviamente alcuni elementi lasciati scoperti dalla PAC venivano poi in qualche modo recuperati attraverso un disegno più complessivo di sviluppo dei territori nell'ambito delle politiche di coesione. E quindi vediamo una discesa che però ancora oggi si attende
testa a livelli compresi tra il 30 e il 35%, quindi comunque un buon terzo del budget ancora oggi. E tra l'altro, se andiamo a ragionare proprio in termini di sostegno agli agricoltori, le cifre di bilancio complessivo chiuso, per esempio del 2018, ci dicono che su un budget totale di 160 miliardi, ancora 58 miliardi circa erano destinati al sostegno agli agricoltori. Quindi stiamo ancora parlando di una fetta significativa di UE che parla verde, che dedica i suoi fondi a questi problemi che vi ho presentato. Poi c'è anche un altro elemento che è storico, innanzitutto, sia la rilevanza politica che per lungo tempo il mondo agricolo ha avuto dentro la discussione proprio anche tra i partiti europei, sia nazionale poi a livello internazionale, nel momento in cui i negoziati dovevano arrivare ad una composizione degli interessi, dei vari interessi nazionali o dei vari settori sociali. Ecco, i partiti di massa in particolare e i partiti popolari, ossia i partiti al governo, erano strettamente legati al mondo agricolo e noi lo sappiamo molto bene perché soprattutto per l'Italia, soprattutto tra gli anni 50 e gli anni 60, il mondo agricolo è stato forte espressione della base del Partito della Democrazia Cristiana e delle associazioni ad essa collegate, il cosiddetto collateralismo. Infatti qui ho richiamato a titolo puramente semplificativo il ruolo che anche la semplice iconografia dell'agricoltore ha rivestito all'interno delle campagne elettorali, in cui ovviamente l'agricoltore risulta protagonista del processo di ricostruzione, della modernizzazione, della meccanizzazione, anche in una logica di guerra fredda, il protagonista di un rilancio di una Europa democratica in contrapposizione al blocco orientale, quindi il comunismo e via dicendo, e ovviamente con tutto l'appoggio della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, che ovviamente aveva un ruolo molto importante nella rappresentanza diretta degli interessi dei contadini. Tutto questo ovviamente si traduceva nella necessità, nell'opportunità da parte dei partiti di governo di rappresentare in qualche modo gli interessi nelle sedi comunitarie, ma qui poi si innescano altre problematiche che complicano il quadro, ma su questo ovviamente io tornerò. Ci sono altri fattori che devono essere presi in considerazione quando si studiano questi elementi. Uno è quello proprio dell'influenza delle lobby agricole e dei gruppi di interesse del settore agroalimentare. Quindi anche quando si arrivava e si arriva a livello di sedi comunitarie alla composizione dei vari interessi, bisogna valutare sempre quali sono le variabili in gioco, quali sono le pedine sulla scacchiera. E questa ovviamente è una delle pedine, così come nel processo storico dobbiamo rilevare sicuramente il ruolo delle associazioni dei produttori, che è stato proprio stimolato dalla creazione della PAC e dalla normativa che ne prevedeva i criteri di realizzazione e anche di erogazione dei contributi, nonché delle forme di assistenza ai contadini. Bene, queste associazioni hanno assunto un ruolo, l'hanno consolidato e oggi hanno appunto loro ruolo all'interno della discussione, nonché anche i territori si fanno protagonisti di questa discussione, di questo dibattito all'interno della cosiddetta arena degli interessi, cercando di rappresentare per esempio le produzioni tipiche o comunque gli interessi legati all'economia degli specifici territori. Io qui metto come titolo di esempio un reperto ritrovato nell'archivio della Fondazione Gramsci di Puglia, di cui mi sono anche personalmente occupato, è un volantino targato 1971, datato 1971, in cui appunto si vede tutto quello che si agita, per esempio dalle nostre parti. Questo è volantino del Consorzio regionale pugliese degli olivicoltori, cosa si agitava intorno alla PAC a livello territoriale, a livello locale, intorno alla politica per l'olivicoltura. Quindi c'è una molteplicità di fili storici, sociali, politici che viene
direttamente interessata da questo percorso. Politica di welfare, dicevo, anche ancora oggi, nel 2018, rileviamo come la quota di sostegno al reddito rispetto alla quota complessiva della spesa della PAC sia una quota largamente maggioritaria. Non è proprio una vocazione degli studi italiani quella di essersi soffermata sulla politica agricola comunitaria come politica di welfare, bensì lo è questo. Lo è soprattutto in altre aree d'Europa e ne è dimostrazione questo studio molto importante, il cui titolo è significativo, Farmers on Welfare, e il sottotitolo è La costruzione della politica agricola comunitaria europea, di Anna Cristina Knudsen. Quindi abbiamo una sensibilità particolare rispetto a questo tema, che forse dovrebbe essere un po' più sviluppata proprio nell'ambito degli studi storiografici italiani, i quali sono un po', devo dire, deboli da questo punto di vista. Poi vedremo anche perché. E infatti qui mi ricollego ai cosiddetti temi di studio, cioè quali sono i punti di interesse dal punto di vista proprio storiografico, cioè al di fuori della settorialità della politica agricola comunitaria, al di fuori della discussione strettamente economica, in una più ampia prospettiva storica che io sto cercando in qualche modo di rappresentarvi in tutte le sue pieghe in questa discussione, che approccio si può avere nello studio di questa materia? Per lungo tempo l'approccio prevalente è stato quello di analizzare l'operato delle delegazioni nazionali nei negoziati in sede comunitaria. Spesso si è visto il settore agricolo come materia di scambio in sede negoziale per ottenere dei vantaggi o degli obiettivi in altri settori economici o sul piano della trattativa politica complessiva. E in particolare la partecipazione italiana alla PAC, sin dalle fasi di avvio, ha avuto questo colore. Lo evidenziano due studi importanti, uno più di taglio internazionalista, che addirittura risale agli anni 70, la partecipazione italiana alla politica agricola comunitaria, e un altro invece di fine anni 90, a cui faccio più spesso riferimento, di Giuliana Laschi, proprio uno studio più strettamente storiografico. Questi studi hanno evidenziato proprio alcune caratteristiche che riguardano l'approccio dell'Italia a questi temi, al principio della costruzione comunitaria, ma sono più deboli invece altre prospettive di studio che invece varrebbe la pena di affrontare in maniera più decisiva. Per esempio, in che modo le istituzioni comunitarie, da un certo momento in avanti, una volta consolidate prassi e procedure anche di tipo politico, cominciano a operare come soggetti portatori di proprie logiche di intervento, nel modo di fare sintesi dei vari interessi, in che modo gli attori transnazionali influiscono sui processi di decision making, in che modo influiscono i ruoli, le forze politiche di vario tipo, le rappresentanze sindacali e via dicendo, in che modo la PAC si è collegata alle varie fasi dell'allargamento, in che modo la PAC si è collegata anche alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Per esempio, il rapporto tra la politica doganale, diciamo così, di protezione del mercato agricolo comunitario e la politica di cooperazione allo sviluppo verso i paesi appunto esterni al mercato comunitario, le criticità, le contraddizioni. Questi sono temi di studio che sono stati certamente accennati, discussi, ma che richiedono moltissimo lavoro ancora di scavo su una documentazione che ormai si sta facendo copiosa e crescente. Veniamo al punto che riguarda un po' più le politiche agricole italiane. Naturalmente su alcuni aspetti io cerco di procedere un po' più spedito, rinviando qualche incertezza, qualche curiosità, qualche dubbio a domande successive. In che modo
in sede di avvio della costruzione comunitaria si sono rapportati l'europeismo italiano e il mondo agricolo italiano. Giustamente Giuliana Laschi ha parlato di una storia di paradossi. Perché? Innanzitutto perché a livello generale l'integrazione europea è cominciata dall'agricoltura ed è cominciata dal settore che sembrava proprio quello in cui ci fosse meno armonia tra i vari stati, sotto il profilo sia strutturale che produttivo. E men che meno per l'Italia, perché l'Italia era il paese che aveva il profilo strutturale, produttivo più disarmonico rispetto agli altri cinque partner, e però portava avanti un'azione politica di spiccato europeismo. I più europeisti tra gli europeisti erano definiti gli italiani nelle sedi comunitarie. E quindi le delegazioni italiane, nella fase di trattativa iniziale degli anni 50, erano chiamate a, in teoria, fare una forte acrobazia, cioè mantenere uno spiccato profilo europeistico, ma al tempo stesso portare avanti una difesa degli interessi nazionali in sede agricola. Difesa che in teoria forse avrebbe dovuto portare a posporre il più possibile la realizzazione di una politica agricola comune, viste le difficoltà che avrebbe incontrato una parte del settore agricolo italiano, molto debole, caratterizzato anche da aziende piccole o medio piccole e con difficoltà di competizione sui mercati. Non parliamo ovviamente della grande proprietà che invece aveva molto da guadagnare da tutto questo, ecco, in un contesto, in un'arena comunitaria allargata. Nonostante ciò, ecco, le delegazioni italiane si mostrarono piuttosto deboli nella capacità di rappresentare i problemi dell'agricoltura nazionale e quindi lo spessore purtroppo dell'azione di rappresentanza, secondo gli studi che vi ho citato, non fu tale, non fu adeguato alla sfida presentata. E anche il concetto a quel punto di interesse nazionale cominciava a disarticolarsi, cioè difendere l'interesse nazionale in quello specifico contesto storico, cosa significava? Significava difendere l'interesse agricolo nazionale oppure, tra virgolette, e lo dico forzando un po' i termini, voleva dire sacrificare una parte dell'agricoltura italiana rispetto ad una posta in palio più importante su altri settori economici che riguardava il futuro complessivo della nazione nel contesto politico di quel momento. Questo fu un nodo molto forte sul quale sono tornati più volte gli storici, con giudizi e risultati anche piuttosto contrastanti e dibattuti. Ma anche la politica interna, tra l'altro, che i governi a guida democristiana portarono avanti negli anni 50 e 60, non fu caratterizzata da una svelta e accorta, come dire, da uno svelto e accorto riallineamento degli indirizzi politici rispetto alla scelta comunitaria. Quindi c'era da aggiornare tutta una struttura fondiaria fortemente parcellizzata, fortemente improntata alla piccola e media proprietà contadina, c'era da lavorare per la ricomposizione fondiaria, c'era da lavorare per l'adeguamento delle strutture agricole anche sul piano infrastrutturale ad un contesto completamente cambiato, cioè quello comunitario, e invece ancora a lungo si lavorò per esempio alla centralità della piccola proprietà contadina, sui contributi a pioggia alle aziende agricole con i cosiddetti piani verdi, su una politica più schiacciata sull'azione sussidiaria e non ancora fortemente orientata verso un adeguamento delle strutture. E in più, sul piano del metodo di governo, lo stile di governo è ancora caratterizzato da un forte protagonismo del ministero, quindi un forte centralismo e una ridotta autonomia decisionale. Esistevano questi enti che prima si chiamavano enti di riforma agraria, che dovevano completare la riforma agraria e poi prendono il nome di enti di sviluppo agricolo, secondo le idee della programmazione degli anni 60. Ecco, qui richiamiamo un po' la place-based Policy for Development di cui parlava il professor Prota al suo albore, no? Nell'ideologia della programmazione degli anni 60, beh, si parlava molto di piani zonali di sviluppo, cioè questi enti
regionali o interregionali di sviluppo agricolo avrebbero dovuto redigere dei piani adeguati alle singole realtà regionali o zonali e ovviamente portare avanti questa la spesa delle risorse messe a disposizione proprio per poter, poterla calibrare sulle esigenze del territorio. Ma questi enti di sviluppo agricolo di fatto non furono messi nelle reali condizioni di operare, ad eccezione di poche limitate situazioni. Qui vi ho riportato un quadro di questi enti, una storia che pochi ricordano. Bene, questi enti, come vedete da una cartina che tra l'altro si può trovare in un report degli anni 70, una bibliografia grigia, diciamo, che solo gli appassionati del settore ritrovano. Bene, qui si vede come il territorio italiano nei primi anni 70 più o meno fosse già quasi interamente coperto da enti di sviluppo, la cui esistenza risaliva già agli anni 60, ad eccezione di poche regioni. Bene, questi enti che appunto funzionavano ben prima dell'entrata in funzione delle regioni come istituzioni, avrebbero potuto avviare un percorso di redazione di piani di sviluppo e di impiego di fondi, anche comunitari, ma di fatto il centralismo e l'appesantimento burocratico, finanziario degli enti stessi bloccò ogni potenziale innovativo di queste strutture. E quindi anche negli anni 70, laddove il quadro politico complessivo ed economico risultava profondamente cambiato rispetto al ventennio precedente, il processo di trasferimento di competenze alle regioni da parte dello Stato centrale fu ancora lento e contrastato, mentre la regia di politica agraria del governo centrale perdeva smalto e lucidità, oltre che capacità di spesa. Quindi anche le direttive comunitarie di metà anni 70 che spingevano verso un ammodernamento delle strutture agricole in Italia furono ancora poco attuate e soprattutto attuate in modo poco funzionale rispetto agli obiettivi. E è solo a partire poi dalla seconda metà degli anni 80 fino ad arrivare ai primi anni 90 che le regioni conquistano un maggiore spazio nell'utilizzo e poi nella elaborazione di piani per l'impiego di queste risorse. Io qui vado più veloce proprio per non appesantire la relazione, ma sappiamo che troverete appunto tutto a vostra disposizione. Aumenta anche il tasso di conflittualità tra Stato e Regioni, che culminerà negli anni 90 con la richiesta, accolta poi da un referendum abrogativo, appunto di abrogazione del Ministero dell'Agricoltura, il quale poi successivamente sarà ricreato con nuove forme e nuove competenze. Ma sicuramente le tensioni sono molto forti al punto che negli anni 90 assistiamo ad un complessivo processo di riorganizzazione dell'intervento pubblico in cui i rapporti UE-Stato-Regioni vengono risistemati, si ridefiniscono meglio le competenze, non senza contestazioni, contraddizioni, ma in un quadro sicuramente più chiaro rispetto al periodo precedente. È un processo di riorganizzazione che culmina con la riforma costituzionale del 2001. È lo stesso periodo in cui ovviamente un'agricoltura profondamente cambiata richiede in fase di pianificazione l'ampliamento degli attori coinvolti nei processi di decision making e quindi si rompe completamente l'isolamento in cui per lungo tempo il settore agricolo era rimasto anche in sede di progettazione. Si va definendo quindi un nuovo modello di policy negli anni 2000 che ha queste caratteristiche. Queste le vediamo un attimo perché sono importanti per capire un po' di che cosa parliamo quando parliamo di una trasformazione. L'imprenditore agricolo adesso ha un'altra funzione in una logica di pluriattività e anche multifunzionalità in cui non è solo la produzione è quella che interessa, ma anche la realizzazione di beni e servizi per le comunità, una tutela dell'ambiente, una gestione del territorio. Dall'altro lato,
non parliamo più di sviluppo agricolo, ma parliamo di sviluppo rurale, quindi il concetto di agricoltura si inserisce in un discorso più ampio di valorizzazione dei patrimoni storico-paesaggistici, dell'ambiente e anche ovviamente della valorizzazione di un patrimonio alimentare dei territori che è culturale ma è anche appunto economico nella logica della filiera ormai. E dall'altro lato siamo in un contesto, riallacciandomi a quello che ho detto in una delle primissime slide, di policentrismo normativo, ossia bisogna definire appunto questi strumenti nuovi di pianificazione che rispondano ad una a processi decisionali che sono multilivello. Quindi qui addirittura siamo in una situazione completamente ribaltata rispetto alla situazione di partenza, ossia eravamo partiti da un deficit di iniziativa degli organismi periferici e ovviamente anche di tutto quello che era collegato all'iniziativa dei territori, fino ad una situazione in cui la critica affronta essenzialmente il problema di una mancanza di una strategia nazionale, la mancanza di una strategia nazionale addirittura che garantisca una coesione delle politiche regionali. Questa è una delle trasformazioni più importanti di cui si potrebbe parlare a lungo rispetto a questo. Le regioni oggi spesso prendono iniziative di negoziato a livello comunitario che prescindono un po' dalla necessità di procedere ad una coesione dei loro interessi con le regioni omologhe confinanti o a livello nazionale e invece appunto perseguono il proprio interesse, talvolta saldandosi in cordate con regioni di interessi simili che sono extra italiane, di altri paesi. Questo è significativo, infatti, possiamo guardare un quadro piuttosto simile tutto sommato a quello mostrato in più carte dal professor Prota, ossia i vari cluster di livello di sviluppo delle regioni rurali europee, esaminati in uno studio fatto alcuni anni fa da AgriRegioni Europa. In questi cluster, tra l'altro, sono considerati non solo i livelli di sviluppo, ma anche la capacità di incidenza della PAC nella ricchezza dei singoli territori, no? Quindi in qualche modo incorporano già l'incidenza, l'impatto della PAC dentro questi territori. Bene, noi vediamo benissimo come la situazione italiana è spezzata in tre tronconi, no? E quindi è più facile per alcune regioni del nord Italia, per esempio, saldare i loro interessi con altre regioni omologhe di altri paesi d'Europa quando devono andare a negoziare alcuni aspetti dei provvedimenti comunitari, per esempio nel Comitato delle Regioni o in altre sedi in cui la PAC si fabbrica fino all'ultimo comma di alcune regolamentazioni su prodotti specifici. E poi invece appunto abbiamo il cosiddetto Mezzogiorno, Lazio incluso, che invece ha una situazione più affine ad altre realtà mediterranee. Ma questo è solo un esempio, ovviamente facendo delle ricerche è possibile trovare sia studi più aggiornati in questo senso, sia altre analisi che in ogni caso ci presenteranno un quadro comunque molto frammentato. Vengo a concludere l'intervento, credo di essere ancora nei tempi, con la presentazione di qualche spunto più che altro per un percorso didattico, visto che comunque una delle ragioni sociali di questo corso di formazione è proprio quello, ovviamente, di dare uno sguardo alla didattica. Come si possono utilizzare questi argomenti apparentemente così tecnici, ma solo apparentemente, in un discorso didattico sulla educazione civica e anche sulla storia del Novecento? Beh, dal punto di vista dell'educazione civica, lo vedete già, il gancio forte al momento è proprio quello che si sta profilando come PAC post 2020 e gli imperativi, diciamo così, le mete, i goals di Agenda 2030. I punti chiave sono proprio questi: il ruolo strategico delle infrastrutture, degli interventi a sviluppo delle
a sostegno dello sviluppo di economie rurali per il conseguimento degli obiettivi di sostenibilità e dall'altro lato il sostegno al processo di transizione verso un nuovo modello di sviluppo agricolo. Il modo concreto, il concreto modus operandi può essere semplicemente quello di analizzare sia i primi documenti che stanno emergendo della PAC post 2020, che sono già pronti perché abbiamo per esempio già alcune deliberazioni di indirizzo da parte del Consiglio dei Ministri, abbiamo già una mozione approvata dal Parlamento europeo, abbiamo diversi documenti di indirizzo che vanno in questa direzione e ovviamente anche le mete di Agenda 2030. E quindi confrontare questi documenti, evidenziare quali sono gli obiettivi e vedere quali sono le consonanze e le differenze nella definizione del profilo del produttore agricolo post 2020. Questo è un primo step di un percorso didattico, cioè questi documenti internazionali importanti, che produttori agricolo si immaginano per il futuro, che produttori agricolo auspicano, e quindi tracciare con gli alunni, appunto, partendo da questi documenti, questo profilo. Qui siamo nell'ambito dell'educazione civica, eccole qui le mete di Agenda 2030. Ma questo step di educazione civica può tranquillamente poi essere rapportato ad una prospettiva storica, tornando agli anni 50, cioè l'obiettivo dell'azione didattica può essere quella di confrontare il profilo del produttore agricolo post 2020 con quello dell'agricoltore anni 50, laddove appunto l'agricoltura aveva un ruolo assai più centrale per i vari motivi che abbiamo già detto. E quindi un suggerimento operativo può essere innanzitutto quello di fare un'analisi di questa pubblicità politica, di questa comunicazione politica, questi manifesti, questi volantini, queste pubblicazioni in cui il contadino era messo al centro di una campagna elettorale, quali messaggi anche visivi cercava di veicolare, non solo da parte della Democrazia Cristiana in Italia, ma si possono ricercare in rete, in questo i ragazzi sono molto più bravi di noi, anche manifesti di altri paesi, vedere quali sono i tratti comuni, i tratti che spiccano, per esempio in questo caso un messaggio nel manifesto che vediamo, un messaggio di concordia, di modernizzazione, via dicendo, e rapportarli poi per esempio ad alcuni documenti chiave comunitari. Questo è l'articolo 39 del Trattato di Roma. Per esempio, qui vediamo la centralità si può fare un'analisi per parole chiave, come vi dicevo, incrementare la produttività, sviluppare il progresso tecnico, assicurare un tenore di vita equo, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, assicurare prezzi ragionevoli, rapportarli anche agli elementi visivi. Noi abbiamo qui un contadino che stringe la mano di un altro ed è su un trattore, quindi un segno di concordia, di benessere, e poi abbiamo la centralità del progresso tecnico, e noi ritroviamo ovviamente alcuni di questi elementi dentro gli obiettivi del Trattato di Roma. Quindi tracciare questo profilo e confrontarlo con quello di oggi, in cui per esempio il dogma della produttività è completamente abbattuto. C'è stata tutta una riforma dei provvedimenti comunitari che va proprio nella direzione di una revisione, di un eccesso di sollecitazione della produttività. C'è stato un lungo dibattito in questo senso. Una coda, e con questo concludo perché il tempo a mia disposizione si sta concludendo, ecco, una coda di questo laboratorio può essere quello di prendere tutto questo materiale, prendere tutti questi spunti e questo profilo e rapportarlo, tornando ancora un po' più indietro nel tempo, al profilo del produttore agricolo durante il fascismo. E qui abbiamo un altro profilo ancora, che si può fare sempre attraverso l'analisi di vari documenti, la centralità del grano, quindi altro contesto storico ovviamente, non stiamo nemmeno a dirlo, ma anche altro tipo di comunicazione, altro tipo di retorica ovviamente costruita intorno al contadino, ma anche altra concezione proprio del ruolo del contadino, del produttore agricolo all'interno della
della società, e quindi qui vediamo proprio questa centralità della produzione, ma anche della famiglia. In questo periodo noi troviamo tantissimi manifesti in cui il contadino si accompagna a spighe di grano per la centralità dei cereali, ma anche a dei bambini e a una signora, una donna, perché è strettamente collegato anche all'idea della famiglia, di cui il fascismo ovviamente si fa portatore, oltre ovviamente alla centralità della figura del duce e ai primi accenni di esaltazione della meccanizzazione. Con questo vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione e resto a disposizione per ogni eventuale domanda.